Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Io sono Ryder del canale di Mixtube. La ricetta di cui andremo a parlare oggi, le lasagne vegan, mi sono state consigliate da voi sul mio canale Instagram e nei commenti del video precedente. Vi invito a continuare e a seguirmi anche su Instagram. Se volete potete farmi delle richieste oppure semplicemente consigliarmi delle ricette. Fate voi! La ricetta di oggi, infatti, ha due variabili. Una è quella delle lasagne, per l'appunto. L'altra è quella dell'utilizzare la salsa stessa che andremo a fare, quindi la salsa con le verdure, come preparazione a sé stante. Quindi utilizzare solo la salsa per realizzare altri piatti. Ma ve lo mostrerò nel dettaglio durante la visione del video. Quindi iniziamo subito. La prima cosa da fare sarà quella di andare a tagliare la nostra melanzana e metterla in acqua salata sotto un peso. Come potete vedere io ho utilizzato un peso creativo. Se voi avete qualcosa di più adatto e indicato allo scopo, usatelo. Questo permetterà alla melanzana di rilasciare tutto l'amaro. Come vedete dal video, io non rimuovo totalmente la buccia della melanzana per il semplice fatto che so dove è stata coltivata e so in che condizioni è stata coltivata. Se voi non avete tutta questa fiducia, rimuovetela tutta. Questa operazione personalmente io la faccio la sera prima, quindi la lascio per tutta la notte. Ma sarà sufficiente aspettare un'ora, un'ora e mezza, e le nostre melanzane saranno pronte. Dopodiché vado a preparare un trito di sedano, carota, cipolla e ci aggiungo direttamente un po' d'olio. Dopodiché si passa in padella e si va a soffriggere. Vi mostro sia la fiamma e sia le modalità. Passati 3 minuti da quando il nostro trito misto sta soffriggendo, andremo ora ad aggiungere la dadolata di melanzane, zucchine e io ci ho messo mezzo peperone. Perché mi piace molto il sapore che rilascia, però non ho voluto esagerare perché sennò... Insomma, ci abbiamo una certa età. La dadolata, come potete vedere, è molto rustica, quindi non siate molto precisi. Assicuratevi soltanto di calcolare i vostri gusti. Per esempio, le melanzane ovviamente si andranno a restringere, quindi io ho creato dei dadini un po' più grandi. Di 1,5 cm, 2 cm. Ma se voi non amate particolarmente sentire la verdura, i pezzi e le cose, dopo potreste comunque frullare il tutto. Quindi non vi preoccupate assolutamente, cercate soltanto di fare i pezzi uguali gli uni agli altri. Fine. Li potete fare pure interi. L'importante è che siano uguali. Ora andiamo a coprire. E di tanto in tanto, più o meno ci vorranno 10 minuti, andiamo a mescolare il tutto. Nel frattempo andiamo a mettere da parte sulla fiamma più piccola i nostri pomodorini pelati. Potete utilizzare il pelato, potete utilizzare la salsa, potete utilizzare pomodori freschi, decidete voi. Potete assolutamente variare questa ricetta come più preferite. Io utilizzo questi perché mi daranno un composto un po' più liquido, visto che le lasagne che andrò ad utilizzare dopo saranno quelle secche. Se voi invece utilizzate pasta fresca oppure vi create le vostre lasagne da voi, utilizzate tranquillamente i pomodorini freschi. Questi daranno quel tocco. Lasciamo sobbollire per un po' e dopo 5 minuti più o meno andiamo a schiacciare tutti i pomodorini. Nel frattempo il nostro mix di verdure si presenterà così. È pronto. Andiamo ad aggiungere il nostro pomodoro e andiamo ad aggiungere anche la besciamella. Tornate a me. La ricetta della besciamella ve la lascio qui sopra. Ho realizzato una ricetta dove creo una besciamella universalmente utilizzabile, quindi per tutte le intolleranze e per tutti i gusti. Quindi se soffrite di celiachia, intolleranza al lattosio e quant'altro, dateci un'occhiata. Vi lascio qua sopra la scheda, quindi alla fine del video potreste vederlo, oppure qua sotto nella descrizione direttamente il link al video. Ora mescoliamo e andiamo ad aggiustare di sale e di pepe se volete. Il sale aggiungetelo sempre alla fine, mi raccomando.
Una volta fatto, siamo pronti per andare a realizzare le nostre lasagne. Io utilizzo queste qua, che sono quelle secche, ma semplicemente di grano duro. Quindi, dopo aver unto il fondo con un po' di salsa per evitare che si attacchi dopo la cottura, vado ad adagiare il primo strato di lasagne e il primo strato di verdure e ripeto questa operazione, nel mio caso, per 3 volte. Alla fine, nell'ultimo strato, ci aggiungo del pan grattato e vado avanti così a riempire le porzioni che mi ero prefissato. In questo caso, con questa dose e questa preparazione, possiamo andare a realizzare tranquillamente 4 monoporzioni di lasagne. Ma se vi avanza un po' di salsa, come vi stavo spiegando prima, beh, potete utilizzarla come una ricetta a sé stante. Riutilizzando la padella dove ho cucinato la stessa salsa, andremo a creare qualcosa di diverso. Quindi buttiamo giù la pasta, prendiamo un po' d'acqua di cottura e l'aggiungiamo alla nostra salsa. La besciamella al suo interno andrà ad addensare l'acqua che abbiamo aggiunto. Guardate, questo deve essere l'effetto. Scoliamo ora la pasta, l'aggiungiamo semplicemente e andiamo ad amalgamare il tutto. Perfetto, pronto, buonissimo. Questo è quello che sono riuscito a realizzare, quindi 4 porzioni di lasagna e un piatto che andrò a mangiare ora. Sia la lasagna che la salsa possono essere suddivise in monoporzioni e conservate in freezer per più di un mese anche. La lasagna va cucinata a 200 gradi per 20-30 minuti a seconda della pasta che andate ad utilizzare. Se utilizzate pasta fresca o l'avete creata voi, i minuti dovrebbero scendere dai 15 ai 20. Tenete sempre sotto controllo la vostra preparazione perché il tempo di cottura, come vi ho sempre spiegato, cambia da forno a forno, quindi utilizzate gli occhietti. Quando la doratura sopra si sarà creata, si sarà formata, il composto risulterà un po' asciutto, sarà pronto. Questo è come si presenta la nostra lasagna, è buonissima, ve la consiglio tantissimo. Personalizzatela e createla come meglio preferite. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e vi invito ad iscrivervi al canale, a restare con me per altre ricette o per altri progetti creativi. Difatti inizierò a pubblicare 2 video a settimana. Non saranno tutti incentrati sulla cucina, quindi se volete restare con me e guardare anche quali sono le altre mie passioni, vi invito a farlo. Noi ci rivediamo qui lunedì alle 14 con un nuovo video, sempre qui su Mixtube, sempre qui con me, Raize. Ciao ragazzi!